Ciao e ben ritrovati per un'altra puntata del Ribollito. Oggi sono in via Guelfa, in centro a Firenze, e sono venuto al ristorante Mangiafuoco. Ed eccomi dentro il Mangiafuoco, e lui è Andrea. Prima di noi c'era Mangiafuoco sempre, però erano degli altri. Prima sì. Di loro era Trattoria Frossale. Voi... una vecchia trattoria conosciuta qua a Firenze. Con voi qui, diciamo, questo posto è diventato il top per la cucina toscana o per addirittura per la bistecca, e più in particolare proprio quindi per la cucina proprio fiorentina. Dimmi qualche piatto, fammi sognare. Abbiamo papardella vostro... cinghiale, abbiamo papardella cinghiale, la bistecche di tutti bistecca, i tipi, filetti, controfiletti, ossobuco fiorentino, fate un modo. Ossobuco pure. Fatto in modo fiorentino. Mitico, fantastico. Abbiamo anche le zuppe. Ribollita, pappa al pomodoro. Ragazzi, quando si parla di cucina fiorentina, la ribollita non può mancare, e poi ve lo dice il ribollito, insomma. Quindi adesso sono curiosissimo di andare a vedere qual è la specialità che proverò oggi. Ed eccomi anche con Lindy, il vice chef, perché Andrea è il primo chef, Lindy è il vice chef, che ci dirà qual è la specialità. Pisci mangia fuoco. Abbiamo già fatto il cestino di grana, giusto? Sì. Dove verranno messi, ecco, proprio il contenitore, diciamo, dei pici. E adesso andiamo a vedere proprio come si fa. Vai, Lindy! Allora, ecco i pici. Prendiamo i pici, ovviamente. Giusto, Andrea? Giustamente. Fatti in casa, dallo chef. Pasta fresca. Abbiamo messo la pancetta. Sì. Olio. Mettiamo i pomodorini. Pomodorini freschi. Funghi, 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 funghi porcini. Funghi porcini, Ale. Un po' di pomodoro anche, pizzico appena appena. Panna. Un po' di guanciale. Ragazzi, questo sugo è già buono così da solo. Prezziamolo e basilico insieme, eh? Bello! Ale, questo è il momento fondamentale, direi. Vai. Oh! Tac. Oh! Ma è spettacolo. Pici mangia fuoco. Ragazzi, per provare la specialità oggi ci ha raggiunto niente po' di meno che Lorenzo Galliano. E lui davvero non è un pupazzo. È il più grande food blogger di Firenze. Ma che Dio di Firenze! Del mondo! Del mondo! Ma che Dio del mondo! Di Scandicci! Di Scandicci, sì, dai! Di Scandicci, va bene! Che proverà per noi, sì, qui per il Ribollito, sì, i pici mangia fuoco. Oh mamma! Bene. Oh, Puccio, ti li assaggio subito. Vai, buttati! Maremma, aspettiamo. Andiamo? Vai! Buonissimi. Posso finirli? Ci sì. Sono fame? Oh, Duccio. Prova a assaggiarli. Vai, alla grande, alla grande. Vai. Ragazzi, mondiali! Oh, ma sei proprio un altro piatto, perché vorrei sembrare ingordo, però, insomma. Ne mangeresti un altro? Non ti è bastato, hai finito anche no. Il cestino. Questo lo lasciava alla fine. Questo lo prendo io. No. Benissimo, purtroppo è giunta al termine questa puntata del Ribollito a Mangiafuoco. Lorenzo, ti sono piaciuti i pici? A me sì, li ho assaggiati, devo dire, spettacolari. Ho finito anche il cestino, tra l'altro. Quindi sono Lorenzo Galliano a prove. Bene, grazie Andrea. Grazie a voi. Erano veramente squisiti, ovviamente non ci sono solo i pici, ci sono tanti altri piatti. Per scoprirli venite a Mangiafuoco, diciamo, in via Guelfa. Giusto? Via Guelfa 24 Rosso. 24 Rosso, qui in centro, nel cuore di Firenze. E quando siete aperti? Tutti i giorni. Tutti i giorni? Da mezzogiorno alle 11 di sera. Ragazzi, orario continuato. Orario continuato qui, quindi, cioè se vi gira... Se uno lo fanno in pomeriggio può passare.
se vi gira e volete un filetto o un piccio mangiafuoco alle 4 del pomeriggio, qui venite e lo mangiate. Non mi rimane allora che ringraziare Andrea, ovviamente, ringraziare anche Lorenzo, il food blogger numero uno, che è venuto per noi qui a Ribollito a provare la specialità del mangiafuoco. Fantastico. E diciamo anche la tua pagina. Sì, mi trovate su Instagram, @LorenzoGagliano. Lorenzo Gagliano, invece la mia pagina è Duccio su Facebook, molto semplice, ma diciamo anche la pagina, le pagine del mangiafuoco. Firenze. Mangiafuoco Firenze, molto semplice, quindi andate a mettere like a gogo. È tutto allora da Duccio, Andrea e Lorenzo. Vai! Adosso!